Il rosa è il colore che abbiamo scelto per la sezione La firma e lo stile dell'imprenditoria femminile e non solo per rendere omaggio a Rosa Genoni, mitica ideatrice del Made in Italy. Insieme a lei ci sono Iole Veneziani, Rosa Menni, Germana Maruccelli, Bichi, Crizia, grandi stiliste milanesi che hanno cambiato proprio il modo di vestire della donna italiana, ma partendo da Milano. Ma non ci sono solo loro, perché firma e stile dell'imprenditoria femminile significa per esempio anche le sorelle Giussani. Le sorelle Giussani, chi erano costoro? Le sorelle Giussani sono le prime donne a editare un fumetto in Italia. E non un fumetto qualsiasi, un fumetto di grande importanza e di grande successo come Diabolik. Stile dell'imprenditoria o firma dell'imprenditoria femminile significa anche ovviamente Inge Feltrinelli, perché Inge Feltrinelli, grande fotografa da giovane, alla morte del marito, no, si occupa della Feltrinelli editore ed è lei che la porta ai successi e allo splendore che ancora oggi ha la casa editrice. Ultima, ma non ultima perché poco importante, ma perché riveste un aspetto differente, è Marisa Belisario, prima amministratrice delegata, allora si diceva amministratore delegato, prima amministratrice delegata di una grande azienda italiana, ancor prima presidente dell'Olivetti, e quindi poi si è occupata di commissioni sulle pari opportunità, eccetera, quindi è la prima donna ad aver rivestito un ruolo così importante in una impresa, in un'industria italiana.